Salve ragazzi, andiamo adesso a vedere l'ultima sintesi del compito B di CTF del 23 febbraio 2018 di Cagliari, nominato video 7, quindi esercizio 2D. Qui ho scritto ossidazione e Wittig. Allora, perché ho scritto questo? Allora, intanto scriviamoci l'esercizio, il testo. In pratica dobbiamo partire dal ciclo pentanolo, attraverso più steps, e dovevamo arrivare a questo etilenene, questo alchene. Allora, praticamente qui abbiamo un doppio legame, penso che si veda bene. Allora, intanto notiamo subito una cosa, questo esercizio capita spesso nei compiti di farmacia CTF, perché la Wittig è una delle preparazioni degli alcheni importante come reazione, perché evita le miscele che si creano con le eliminazioni classiche dagli alogenuri alchilici che seguono la regola di Seitz, in sostanza in cui si crea una miscela dove prevale l'alchene più sostituito. In questo caso non si crea una miscela, si crea un doppio legame in una posizione ben precisa. In pratica, dove è presente un carbonile, si forma un doppio legame carbono-carbone. Attenzione che qui il carbonile non lo abbiamo ancora. In pratica, che cosa dovevamo fare? E per fare la Wittig, che effettuiamo su aldeidi e chetoni, dobbiamo ossidare questo alcol secondario a chetone, quindi questa era la via, la mettiamo qui ordinata. Quindi il ciclo pentanolo viene ossidato, attenzione che questo è un alcol secondario, per cui lo ossido a chetone, non posso passare attraverso una via intermedia come con gli alcoli primari, per cui l'ossidante che posso utilizzare può essere anche lo stesso PCC in eccesso o anche gli ossidi cromici o altro. Quindi tanto so che l'alcol secondario lo ossido a chetone, a ciclo pentanone in questo caso. Quindi notate bene come in sostanza con la Wittig vado a sostituire questo ossigeno con un carbonio e soprattutto abbiamo un doppio legame carbono-carbono al posto di un doppio legame carbonilico, carbonio-ossigeno. Nello specifico però attenzione, mettiamo in evidenza cosa si è aggiunto. Si è aggiunto questo carbonio più quest'altro carbonio. In sostanza sto dicendo che quindi per la Wittig l'ilide che dovrò utilizzare sarà praticamente questa, quindi non vado a far vedere ogni volta il meccanismo perché l'abbiamo già visto, vi scrivo però almeno l'ilide adeguata che devo appunto utilizzare. Ricordatevi che nella Wittig dovete trattare l'alogenuro alchilico, per esempio bromuro ed etile in questo caso perché dobbiamo aggiungere due atomi di carbonio con trifenilfosfina, con bromuro di etile. E si crea l'intermedio che poi attraverso l'utilizzo delle basi deve essere deprotonato per dare origine all'ilide del fosforo. Naturalmente per elettrodonazione si può creare anche quest'altra struttura dell'ilide del fosforo, quindi CHCH3, e quest'ilide del fosforo più il nostro ciclo pentanone che abbiamo prodotto dall'ossidazione del ciclo pentanolo alcol secondario che ci era stato dato all'inizio, in pratica da questa reazione vado a creare direttamente il composto che ci era stato chiesto. Attenzione che questi atomi di carbonio, ok? CHCH3 in pratica sono quelli che rimarranno alla fine nel prodotto finale. Quindi reazione, questa probabilmente era la più intuitiva perché prima dovevamo ossidare l'alcol secondario a ciclo pentanone può subire la reazione di Wittig con l'ilide del fosforo che avrebbe dovuto avere almeno due atomi di carbonio, perché questo ci diceva il prodotto finale. Con l'ilide del fosforo adeguato andavamo a creare il prodotto che ci era stato richiesto. Questa era abbastanza veloce. Spero a breve di postare anche i video di una studentessa che mi sono stati chiesti in Reggio Calabria. Sono impostazioni un po' diverse, ma è importante vedere anche quelle. A brevissimo ragazzi, se vi sono piaciuti i video mettete mi piace, se non vi sono piaciuti mettete non mi piace. Se poi mettete anche un commento del perché, a me non dispiace assolutamente. A brevissimo.